Allora, è una squadra che secondo me è una squadra giovane, una squadra che fa un buon calcio, gioca bene a calcio e nelle due partite di Coppa ha fatto molto bene, secondo me. Quindi per noi sarà una partita, un test provante, difficile, poi specialmente in casa nel loro stadio, viene alimentata anche molto dal pubblico, quindi li abbiamo visti, sappiamo che domani ci sarà da fare una prestazione di altissimo livello dal punto di vista della corsa, del sacrificio, dell'intensità, ma anche della qualità. E algún calciatore en particular da strength? Ma io credo che è più il collettivo, ecco, perché proprio ho visto, ci sono anche stati diversi cambi, ma quello che mi ha sorpreso è la mobilità, la qualità della squadra, credo che sia questo l'aspetto più importante. Zappura, Lazio, Lazio.it, le chiedo, questa è una nuova squadra, una Lazio, no? Ogni volta che si approccia alle partite è quasi un esame, guardando anche un po' al passato. E guardando al passato, nelle recenti stagioni, la Lazio ha un pochino trascurato l'Europa, eccezione fatta per la Champions, specialmente l'Europa League. Vi sentite di dover dimostrare, forse questo è il vero campo di battaglia, il vero banco di prova di questa nuova Lazio, per dimostrare quanto è brava, quanto è cresciuta, quanto sta crescendo proprio nel fare bene questa competizione? Cioè, è il vostro vero obiettivo stagionale, in cuor vostro, lo chiedo. E poi un'altra cosa invece, le polemiche sono state tante, sono anche rimaste, come è rimasta la prestazione di Torino. Le chiedo se nel cuore di questi giocatori, nell'animo, qui parlo di emozioni, di sentimenti, questa squadra come ne è uscita, cioè rinforzata, arrabbiata, delusa? Allora, intanto noi vogliamo competere in tutti gli obiettivi. È chiaro che, come ho detto prima, domani non sono sufficienti delle motivazioni ordinarie, domani dobbiamo veramente fare qualcosa di straordinario e io me lo aspetto da parte della squadra perché sono gare dove ci sono i presupposti più belli, è stato importante, è una squadra, è un avversario, come ho detto prima, che gioca a calcio, lo gioca molto bene, è una squadra giovane che avrà entusiasmo e riceverà entusiasmo dagli spalti, quindi occorre qualcosa di non ordinario e mi aspetto dalla squadra proprio questo. E sono convinto che ci serve questo aspetto. Domani è una partita di qualità, di sacrificio, di compattezza, ma principalmente dobbiamo fare un buon calcio, sicuro questo. Quello che ha lasciato, no, ma la partita, io non, come dico sempre ai ragazzi, non, quello che, gli episodi che possono avvenire, che a volte possono essere a favore, a volte contro, non devono assolutamente scalfire quello che è il nostro percorso. Anzi, come ho detto prima, dico sempre che nelle partite se non vinco imparo, sicuramente quella gara ci ha dato una consapevolezza che nella difficoltà, perché affrontare la Juventus a Torino, una partita così, dove tra l'altro la squadra è andata in campo nei primi 22 minuti con grandissima personalità, con la voglia proprio di imporsi e poi dover gestire un'inferiorità numerica, per me è stato un passaggio dove la squadra ha trovato, ecco, quello spessore anche difensivo, no? Dell'attenzione, della voglia di non prendere gol, di rimanere sempre equilibrata, quindi è stata comunque una crescita anche quella. Pensano che Lazio sarà favorito alla vittoria domani, comparte lei questa opinione? In queste partite non ci sono favoriti, ci sono due squadre che esprimono secondo me un buon calcio, come ho detto prima, è chiaro che poi all'interno di questo, ecco perché ho parlato di motivazioni non ordinarie ma straordinarie, perché poi alla fine queste gare le porta a casa chi sul campo è più attento, vuole di più, ricerca con più convinzione la vittoria. Mi serve una sera questo Ciccione 26 Sì. con tutti voi non mi piacessi. Le volevo chiedere se l'Europa
dopo quello che è accaduto domenica, ecco, abbiamo sentito anche il, non per tornare sulle polemiche, ma proprio se giocare in Europa magari è meglio rispetto al campionato italiano. E poi le volevo chiedere di fare un po' il punto sugli infortunati o sugli indisponibili, visto che comunque venite qua con qualche defezione. Sì, allora, chiaro che sono delle gare che comunque così ravvicinate ti mettono un po' anche a dura prova, no? Poi abbiamo qualche piccola defezione, quella di Manuel Lazzari, che comunque sta recuperando, e quella di Guendo che è più preventiva, no? Perché comunque è stata una scelta condivisa quella di dargli qualche giorno di recupero proprio per cercare di recuperare al meglio. Ma questo io credo, insomma, c'è una tale bellezza in questa competizione, in queste partite, che è comunque un'opportunità che i ragazzi, la squadra dovrà cogliere. Poi è chiaro che sappiamo benissimo che noi teniamo tantissimo anche al campionato e dopo questa gara ci ributteremo subito dentro, dopo pochi giorni, due giorni rigiochiamo ancora, ma in questo momento dobbiamo affrontare questa partita con l'attenzione, con la voglia, con la determinazione che richiede una gara come questa. Grazie. Mister, io torno sul concetto delle trasferte, perché sappiamo tutti cosa è successo a Torino, sappiamo tutti cosa è successo a Firenze, Udine era all'inizio del campionato, però questa squadra, al di là della sua gestione, nelle ultime 30 trasferte dal 2020 all'inizio 2023 ne ha perse 17. C'è un problema, secondo lei, lontano dall'Olimpio? Lei ha sempre detto, ci ha detto più volte, questa squadra deve giocare in trasferta come gioca in casa, deve imparare a fare questo. A che punto è questo processo? Allora, sicuramente i dati, cioè queste situazioni noi le leggiamo, le vediamo, e io non mi piace nascondermi dietro, perché poi i numeri qualcosa ti dicono. È chiaro che in queste gare che abbiamo affrontato c'è stato delle situazioni magari anche un pochettino anomale, no? Però da questo punto di vista è sicuramente qualcosa che noi dobbiamo prestare attenzione, quando io parlo appunto di atteggiamento che non deve mai cambiare, credo che questo sia un passaggio importante. La squadra non si deve snaturare, però come ho detto venivamo dalla trasferta di Torino, dove la squadra comunque di Torino chiaramente contro il Toro, dove la squadra secondo me ha fatto veramente, e anche l'inizio della gara di Torino contro la Juventus, la squadra ha fatto molto 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 bene, è entrata in campo con personalità, con un solo pensiero in testa, che era quello di giocare per vincere la gara. Quindi adesso, ecco, oggi risiamo ancora lontano dall'Olimpico, però proprio per questo mi aspetto una gara con i requisiti che ho appena detto.